Padre Balducci, allora, lei che cosa risponderebbe a quanti sostengono che gli alieni sono già fra di noi? Non si può più pensare è vero o non è vero, sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede, no, oramai ci sono varie considerazioni che fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è, non si può dubitare. Magari si potrà dire che su 100 fenomeni ce ne saranno, anche se si dicesse 99 non vero e uno vero, c'è quell'uno che dice che certi fenomeni esistono. Quindi questo è il primo problema, non rientra più nell'ambito della prudenza umana, dubitare, perché la prudenza dice di essere prudenti, ma non di negare. Con quali conseguenze sotto il profilo della religione, della filosofia? Non c'è alcuna conseguenza negativa. Tutto è contemplato. Mica il Signore ci ha rivelato tutto. E quindi si può pensare benissimo anche alla stessa redenzione umana. Cristo rimane sempre il centro dell'universo, ma nell'universo c'è tutto, quello, non solo il mondo, ma ci sono le migliaia di stelle, le migliaia di galassie e ci sono, non voglio adesso dire i numeri, ma indubbiamente si può pensare e ragionevolmente a questo punto, ed entriamo qui nella seconda questione, come si spiegano, alla esistenza di altri mondi abitati. In che maniera abitati? Da chi abitati? Vede, noi, c'è un detto che risale ancora a secoli, secoli fa, natura non facit saltus. La natura non fa salti, cioè c'è il regno vegetale, il regno animale, il regno umano e il regno angelico, le uniche cose, quattro regni che conosciamo, tre sono naturali e li vediamo. Tra l'uomo, l'essere umano e l'angelo c'è un salto un po' grosso da fare. Ecco perché già con questo argomento della convenienza, che è illustrato molto bene da San Tommaso, uno dei più grandi teologi, è probabile, è verosimile, ecco più che altro, che tra l'uomo che ha già uno spirito in sé, ma povero spirito, è soggetto alla materia in una maniera incredibile, basta alla sera uno sente il bisogno di andare a letto, mentre l'anima non ha bisogno di dormire, basta una piccola malattia, insomma è talmente imprigionato, e l'angelo che è solo spirito, è verosimile che ci siano altri esseri i quali abbiano un'anima, diciamo così, che è meno legata, meno subordinata al corpo, e un'anima di questo genere è ovvio che può compiere progressi che noi, per quanto ne facciamo tanti in questi ultimi decenni, non saremmo in grado.